non sopportava l'idea che il suo capannone fosse venduto all'asta e così ha deciso di minacciare due fratelli interessati all'immobile distruggendo tre camion di loro proprietà. Si tratta di un imprenditore di 45 anni residente in provincia di Isernia che è stato arrestato dai carabinieri, nei guai anche due complici. Paura a Termoli per una donna scomparsa da ieri, all'opera i sommozzatori dei vigili del fuoco per le ricerche in mare. Sulla banchina è stato ritrovato il suo cellulare. La 42enne, originaria del Chad ma cresciuta e residente a Larino, prima di sparire pare abbia litigato col compagno. Scarichi nelle acque reflue non autorizzati di una nota azienda ospedaliera finivano nel Biferno. Il NOE di Campobasso ha denunciato il legale rappresentante della ditta. Cittadini infuriati a Isernia per i lavori sull'asfalto. Molte strade si presentano con un fondo a macchia di leopardo e l'opera ha causato code e rallentamenti. Il Babbo Natale della polizia arriva in treno alla stazione di Campobasso ad accoglierlo decine di bambini delle scuole dell'infanzia della città. Infine lo sport, il calcio. Campobasso concentrato sul derby di domenica col Vasto Girardi. Emergenza in difesa per Cudini, out Manna e Fabriani. In rampa di lancio Pistillo e Sbardella. Bentrovati a tutti voi, nuova edizione del TG di Teleregione, lo avete sentito, c'è la cronaca in apertura con l'operazione condotta in provincia di Isernia dall'Arma dei Carabinieri. Non sopportava l'idea che il suo capannone fosse venduto all'asta e così ha minacciato i due possibili acquirenti incendiando i loro camion. Un imprenditore della provincia Pentra di 45 anni è stato quindi arrestato e nei guai sono finiti anche i due complici. C'è stata una conferenza stampa in procura oggi in cui sono stati illustrati tutti i dettagli di questa indagine. I carabinieri della compagnia di Isernia hanno eseguito all'alba tre misure cautelari, di cui una ai domiciliari nei confronti di tre persone accusate a vario titolo di tentata estorsione, incendio doloso e turbata libertà degli incanti. Le indagini sono partite a marzo a seguito della distruzione di tre camion sul piazzale di un'azienda di Sessano del Molise, di proprietà di due fratelli isernini. Per i carabinieri sin da subito è stato chiaro che l'incendio era doloso, sia per la presenza nelle cabine di frammenti di vetro, sia per la presenza di liquido infiammabile. Successivamente nell'azienda di Sessano è giunta una lettera anonima contenente un proiettile, attraverso la quale si chiedeva espressamente ai due imprenditori di non partecipare all'asta per l'acquisto di un capannone industriale. Gli uomini dell'arma sono riusciti a collegare l'attentato incendiario con la partecipazione dei due fratelli all'asta per l'acquisto del magazzino di proprietà di uno degli indiziati. Io credo che l'attenzione investigativa da parte delle forze dell'ordine, i carabinieri in questo caso, e della procura nella valutazione, quindi la risposta che diamo insieme al tribunale anche con le misure, sia utile ad evitare, o meglio a ritardare probabilmente, ma mi piacerebbe dire evitare, questo ingresso della criminalità organizzata in maniera più profonda in questo territorio. Sicuramente quando ci sono queste risposte, come dire, c'è un respingimento anche dei tentativi che in un certo momento storico non riusciamo ancora ad intravedere. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno accertato che gli indiziati hanno posto in essere comportamenti minacciosi anche nei confronti di altre persone che avevano manifestato interesse per il magazzino. Sì, quando abbiamo ricevuto la notizia tramite il 112 della centrale operativa di tre camion che bruciavano, immediatamente è scattato un alert, un allarme, perché fatti così gravi non sono comuni nella nostra provincia. La nostra prima preoccupazione investigativa era quella di delineare i contorni di questo episodio per verificare se vi fosse stata la mano o meno di forme di criminalità più o meno organizzata. Le indagini hanno consentito di accertare che non si è trattato di un'attività legata a gruppi della criminalità organizzata o meno. Le indagini sono state particolarmente complesse. Quando il 45enne è finito questa mattina ai domiciliari, ha iniziato a sospettare di essere intercettato, ha cessato di utilizzare lo smartphone, determinante per inchiodare gli indagati alle proprie responsabilità, sono state le celle telefoniche che hanno confermato la presenza dei tre soggetti sul piazzale dell'azienda di Sessano nei minuti immediatamente precedenti l'attentato incendiario. Proprio alla fine bisognava, come si vuol dire, mettere un po' la ciliegina sulla torta
Abbiamo quindi pressato, calcato un po' di più la mano sotto un profilo quindi di dichiarazioni che cercavamo di carpire da ogni parte, da ogni persona informata, e è emerso subito che le dichiarazioni erano contrastanti con quelli che sono i dati oggettivi. Soprattutto ci si riferiva che ci si trovava in un determinato posto, mentre le celle telefoniche agganciavano tutt'altro, ed era chiaro quindi che tutti e tre si trovassero nello stesso posto alla stessa ora. In particolare posso dire che due dei tre materialmente hanno fatto accesso nell'azienda, quindi materialmente appiccando quindi questo incendio, e mentre un terzo era assolutamente a fare, come si suol dire, da palo, affinché, insomma, per scongiurare l'arrivo o dei proprietari oppure delle forze dell'ordine. C'è molta paura per una donna di 42 anni, originaria del Chad, ma cresciuta dall'età di 5 anni e residente a Larino. La donna non dà notizie di sé da ieri sera, da quando si è allontanata dalla sua abitazione. Pare che abbia litigato con il compagno. Il suo cellulare è stato ritrovato sulla banchina della città di Termoli. Dopo le ricerche da terra che sono state avviate sin da ieri, oggi le ricerche si sono concentrate in mare. Sono arrivati a Termoli sommozzatori dei vigili del fuoco da Napoli. Hanno scandagliato il fondale marino fino alle ore 18, quando per il maltempo hanno dovuto interrompere le ricerche, che riprenderanno domani mattina presto. Alle ricerche stanno partecipando, ricerche coordinate dalla prefettura di Campobasso, stanno partecipando anche le forze dell'ordine, la capitaneria di porto e molti volontari. Nessuno l'ha più vista dal momento del suo allontanamento da casa, quindi si spera per le sorti di questa 42enne di Larino. I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Campobasso, durante dei controlli sugli scarichi delle acque reflue industriali eseguiti in collaborazione con i tecnici del Servizio Tutela Ambientale della provincia, hanno segnalato il legale rappresentante di una nota azienda ospedaliera del capoluogo per scarichi di acque reflue in mancanza della prescritta autorizzazione. In particolare, i carabinieri hanno riscontrato che lo scarico delle acque reflue industriali del complesso ospedaliero avveniva in assenza di tutti i permessi. Inoltre, dalle analisi dell'ARPA è stato accertato anche il superamento dei limiti tabellari per i parametri fosforo totale, azoto totale e altri, come quello della concentrazione di Escherichia coli, tutti i fattori che hanno contribuito ad alterare e deturpare una bellezza naturale soggetta alla speciale protezione dell'autorità, essendo l'intera area sottoposta a vincolo paesaggistico. Ed ora la politica, parliamo del Consiglio regionale e dei lavori che si sono svolti in aula con le dichiarazioni di fuoco, di malcontento di Michele Iorio. Si è consumato praticamente lo strappo che già era abbastanza evidente con la maggioranza. Sento l'insofferenza di molti nei miei confronti, ha detto Michele Iorio. Già tempo fa avevo manifestato disagio al governatore, mi sarei aspettato più considerazione. Mentre ho saputo che alcuni consiglieri della maggioranza hanno addirittura proposto un documento contro di me, alle riunioni di maggioranza ormai non sono neanche più invitato. Queste dichiarazioni Iorio le ha rilasciate durante il suo intervento in merito alla discussione sulla riforma del trasporto pubblico locale, con la proposta della giunta del doppio gestore. In precedenza però il Consiglio, con i voti della maggioranza, ha approvato il rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2019. E poi il rendiconto consolidato per l'esercizio finanziario, le variazioni di assestamento al bilancio di previsione 2019-2021 e l'assestamento del bilancio di previsione. Sempre a maggioranza è passata l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio 2020-2022, e anche in questo caso non sono mancate le scaramucce tra maggioranza e opposizione, in particolare tra Pallante e Greco. L'esponente dei 5 Stelle ha attaccato anche Toma, ha fallito sulla tempistica di presentazione del bilancio, ha detto non ha tenuto fede alla promessa fatta lo scorso anno, mentre per Micaela Fanelli l'esercizio provvisorio è sintomo di una gestione finanziaria non attenta, anche se può succedere, ha detto. L'ultima parola
Scusate, è spettata proprio al governatore Toma. Sono basito, ha detto, non ho mai detto che non saremmo andati in esercizio provvisorio, che ormai rappresenta una prassi, se non ricordo male anche della precedente amministrazione. Quello che garantisco è che la gestione provvisoria non si protrarrà a lungo, non fino a maggio come è successo lo scorso anno. Ed ora la sanità, l'intesa tra governo e regioni sul patto per la salute è una buona notizia ed è un punto di ripartenza importante per la tutela del nostro sistema sanitario. Così il parlamentare molisano del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico, ha commentato il via libera della conferenza Stato-Regioni al testo programmatico. Per quanto riguarda le questioni su cui il Molise ha posto l'accento, cioè decreto Balduzzi e commissariamenti, il parlamentare osserva: se penso al Molise dico che bisogna essere chiari e sinceri. Il Balduzzi dà indicazioni sui parametri da rispettare, ma di fatto questa regione è già in deroga del decreto, perché a creare i veri problemi, il vero problema è stato l'extra budget assegnato ai privati, quindi milioni di euro anticipati dalla regione per i pazienti di fuori regione che usufruiscono delle strutture private del nostro territorio. La mancanza di medici sono altre problematiche, perché i concorsi vanno deserti oppure perché mancano le commissioni di valutazione. Questo è il punto di Antonio Federico. Adesso invece sentiamo il parere di Maria Teresa D'Achille, esponente del PD, in merito a quanto sta accadendo nel comparto sanitario, quindi dopo la presentazione del POS e anche il pressing che sta operando il PD sul governo regionale e anche i contatti a livello nazionale. Sentiamo. Il Molise non è un quartiere di Roma. 300.000 abitanti non sono racchiusi in un fazzoletto di terra, ma sparsi su 4.500 km quadrati, con una densità di 70 abitanti a chilometro e con un territorio collinare e montuoso per la maggior parte. Si capirà bene che un paziente di Capracotta, costretto a rivolgersi alle cure del Cardarelli, impiega oltre un'ora per raggiungere il capoluogo di regione. Ed inverno le difficoltà aumentano ed i tempi si dilatano. La rivoluzione sanitaria studiata per il Molise deve essere tagliata su misura per la nostra regione e non può tener conto esclusivamente di freddi calcoli ragionieristici. Quello che è successo fino adesso non è assolutamente più accettabile. Quindi gestione politica che ha prodotto una serie di danni gravi, gravi per il sistema sanitario regionale, gestione dei commissari altrettanto gestita male, perché ha prodotto una bozza di piano sanitario che non è per il Molise. Di fronte a questo la politica deve riprendere il suo ruolo nell'interesse del bene comune. Noi stiamo tutti i giorni su questo tema, noi vogliamo una sanità riorganizzata a servizio dei cittadini, di qualità e con riequilibrio tra sanità pubblica e privata. Diventa, è una questione nazionale, e direi che bene ha fatto il governo con Speranza e gli altri ministri anche per il Sud a prevedere a eliminare le disuguaglianze territoriali. Per il Molise questa è una questione fondamentale, eliminare le disuguaglianze territoriali, e quindi il diritto all'istruzione, il diritto alla sanità sono fondamentali perché questo avvenga. Adesso ci sono le condizioni, ci sono le premesse, ma si deve andare fino in fondo, altrimenti noi perdiamo anche questa partita e il Molise non ha più senso di esistere, perché vengono smantellati i servizi fondamentali e qui la regione non ci sarà più. Il Partito Democratico di Isernia annuncia un forte pressing sul governo nazionale per reclamare maggiori tutele in ambito sanitario per i cittadini. Ad un molisano deve essere garantito lo stesso trattamento riservato ad un cittadino lombardo. Ed è per questo che la D'Achille vuol coinvolgere in questa battaglia definita di civiltà il ministro per il Sud e quello per la salute. Intanto già c'è l'impegno del ministro per il Mezzogiorno a essere in Molise alla metà di gennaio, e non è casuale che verrà proprio nella città di Agnone a parlare di questi temi. Quindi c'è un particolare interesse da parte dei ministri del governo sulle aree disagiate, che riguardano naturalmente anche la questione sanità. E quindi
da una parte il Ministro per il Sud, dall'altra il Ministro per la Salute, che ha già dato una svolta per questi impegni, questi investimenti finanziari e anche sulle risorse umane per ridisegnare la sanità pubblica, in questo caso le condizioni per riorganizzare la sanità molisana, quindi la rete ospedaliera a partire dalla rete emergenza-urgenza. Quindi è talmente attuale, è talmente importante che stavolta non possiamo sbagliare. Quindi la classe politica ha una responsabilità enorme sia a livello regionale che nazionale e noi non faremo sconti a nessuno. Quindi economia, mezzogiorno, Ministero della Salute, Consiglio dei Ministri. Questa volta la chiamata è rivolta a loro e il Molise ci deve essere perché ci giochiamo tutto. Il Molise che vorrei, questo è il tema al centro della puntata che andrà in onda domani sera alle 21 su Teleregione di Conto alla Rovescia. Ospiti di Pasquale Damiani, il presidente della regione Donato Toma, i presidenti delle due province Francesco Roberti di Campobasso, Alfredo Ricci di Isernia e il sindaco di Montaquila Marciano Ricci. Sanità, lavoro e politica regionale e nazionale sotto i riflettori, quindi non perdete l'appuntamento domani sera alle 21 su Teleregione con Conto alla Rovescia. E sarà un Natale amaro questo per i dipendenti della Geomedica di Isernia, i segretari della funzione pubblica, dei sindacati CGL, CISL e UIL si sono rivolti alle istituzioni per risolvere una problematica che ormai dura da tempo. Gli stipendi arretrati per diversi mesi ancora non sono stati erogati in favore di circa una decina di lavoratori che stanno continuando a prestare servizio, ma adesso si sentono abbandonati, dicono CGL, CISL e UIL, pur senza percepire il dovuto stanno continuando a lavorare. Da notizie attinte pare che il pagamento sarebbe dovuto arrivare entro il 30 novembre, così non è stato, quindi preghiamo le istituzioni di risolvere questo problema. A Isernia, asfalto a macchia di leopardo in città, isernini perplessi e scoppia una nuova polemica. Sentiamo Nicola De Santis. La gran parte dell'opinione pubblica isernina è indignata per i lavori di rifacimento del manto stradale in diverse zone della città. Per alcuni giorni la ditta incaricata dal comune ha steso sottili tappeti d'asfalto, paralizzando parzialmente la circolazione. Peraltro in un periodo di intenso traffico legato alle imminenti festività natalizie, partendo dal presupposto che il manto stradale richiedeva comunque lavori di manutenzione per la presenza di buche e avvallamenti lungo le strade principali, i cittadini lamentano l'assenza di comunicazioni istituzionali e ritengono infelice il periodo scelto per espletare tali lavori. C'è di più, infatti il tappetino d'asfalto è stato realizzato solo al centro della carreggiata, talvolta segue addirittura le sagome delle macchine parcheggiate ed in alcuni punti presenta già delle buche, come se il manto bituminoso non avesse attecchito. Lungo alcuni segmenti viari, inoltre, si formano pozzanghere inesistenti prima dei lavori. Insomma, se il tappeto fosse stato commissionato da un privato, questi probabilmente avrebbe preteso il rifacimento del manufatto. Gli esperti inoltre sollevano dubbi sul periodo di realizzazione. Umidità e temperature rigide non sono compatibili con la messa in opera dell'asfalto. Intanto la municipale è intervenuta sul cantiere di Viale 3 Marzo, ha sanzionato la ditta esecutrice delle opere sia per l'esiguità della segnaletica stradale sia per alcune carenze riscontrate dagli agenti nella documentazione. Corretti stili di vita e dieta mediterranea. A Campomarino il consorzio TUMP ha promosso un dibattito per ribadire l'importanza di una giusta promozione del territorio attraverso i prodotti tipici. E per noi c'era Giovanni Cannarsa. La dieta mediterranea e le sue peculiarità, i principi cardine del saper vivere attraverso una giusta alimentazione che riesca anche a prevenire diverse tipologie di malattie. Il consorzio TUMP Turismo Università Medicina e Paesaggio ha promosso un incontro a Campomarino presso le cantine di Maio Norante per illustrare le iniziative tese al rilancio della promozione del territorio attraverso le sue produzioni. Un momento per accendere i riflettori sullo stile di vita mediterraneo che passa attraverso tradizione, genuinità e tipicità. La dieta mediterranea si inserisce in una serie di corretti stili di vita come l'esercizio fisico,
il non fumare, il controllare il peso corporeo. In modo particolare dalle nostre parti e nella nostra tradizione culturale l'alimentazione si identifica con la dieta mediterranea. La dieta mediterranea è caratterizzata dalla moderazione, dalla convivialità e dal fatto che si privilegiano frutta, verdura, olio d'oliva come condimento, un po' di pesce e un bicchiere di vino a pasto. Da qualche anno, per cercare di capire al meglio ciò che avviene sul territorio, è stata avviata un'iniziativa che ha permesso di individuare quelle che dovrebbero essere le priorità di un sano stile di vita. Il progetto Moli Sani, che stiamo svolgendo da diversi anni su una popolazione di 25.000 persone residenti in Molise, sta dando delle informazioni molto importanti sul fatto che dire che la dieta mediterranea fa bene non basta più. Bisogna qualificare molto i prodotti, dove sono coltivati, come sono trasmessi poi nella catena di distribuzione e così via. E quindi è molto importante valorizzare il territorio, valorizzare le conoscenze attraverso cui i prodotti, spesso attraverso una lunga tradizione, vengono portati al consumatore. E ci vuole anche una maggiore consapevolezza da parte di tutti noi consumatori nello scegliere i prodotti che non siano l'oggetto della pubblicità, ma che abbiano delle basi scientifiche solide. Il TUMP con il presidente Luigi Di Maio ha centrato l'attenzione sulla necessità di tenere sempre i riflettori puntati su territori e produzioni tipiche. Noi qua ci stiamo sforzando di dare una caratterizzazione al prodotto che sia prevalentemente biologico, in modo tale che si possa avere un riconoscimento nel mercato. Vorremmo studiare un nostro marchio unico e con questo promuovere il territorio biologico e i prodotti alimentari e specialmente quelli enogastronomici. Per quanto riguarda il vino, la nostra azienda di Manorante sono tutti vini biologici. Per quanto riguarda l'olio invece, vorremmo proporre un progetto, speriamo che la regione lo appoggi, per piantare circa 10.000 piante e farne degli oli tipici del Molise, creare un olio molisano biologico che possa avere una sua affermazione nel mercato per la sua sanità che poi e salubrità che è garantita anche dagli istituti che abbiamo come soci del consorzio, c'è innanzitutto la Neuromed, poi la Unimol e la stessa Cattolica, che possono dare una sicurezza di controlli analitici e di olfattivi di questi prodotti. Con un po' di anticipo rispetto ai tempi, ha scelto di arrivare alla stazione di Campobasso il Babbo Natale speciale, quello della Polizia di Stato, che ha reso felici decine di bambini. Per noi c'era Cristina Niro. 3 2 1 Eccolo qua! Un Babbo Natale sui generis, quello della Polizia di Stato, che anche quest'anno ha scelto di mettere via la slitta per arrivare a Campobasso in treno e abbracciare i tanti bambini che qui alla stazione ferroviaria lo hanno aspettato a suon di canzoncine e desideri da esprimere. Arriva Babbo Natale? Sì. Ma tu lo stai aspettando qui? Sì. Ma chi stai aspettando? A Babbo Natale. Perché arriva in treno? Non lo so. Tu a chi aspetti? A Babbo Natale. E come arriva questo Babbo Natale? Nel treno. Nel treno, e le renne dove le ha lasciate? A casa. Chi c'è sul treno? Babbo Natale. Babbo Natale, e le renne? Con le renne. Con le renne è arrivato? Sì. Le renne sul treno? Sì. Tu a chi aspetti? A Babbo Natale. E dove sta? Sta sul treno. Sul treno? Ma non viaggia con le renne lui? Sì. E come fa a venire col treno? Viene con le renne. Con le renne sul treno? Sì.
Puntuale alle 10.36 ha fatto il suo arrivo accompagnato dalle melodie natalizie delle zampogne che hanno reso magica l'atmosfera nonostante la pioggia. L'abito rosso, il barbone bianco e un sacco pieno di leccornie per una dolcezza da regalare ai più piccoli. Dottor Ruscica, si rinnova ormai quella che è una tradizione, la Polizia di Stato porta Babbo Natale in treno. Sì, anche quest'anno siamo qui in stazione a festeggiare con i nostri piccoli questo Babbo Natale che abbiamo fatto arrivare in treno, un'iniziativa della Polizia di Stato. Siamo veramente contenti, ci riempie tutto ciò di gioia, veramente. Dottoressa Sabelli, è un modo ancora innovativo della Polizia per stare vicino anche ai più piccoli? Assolutamente, il messaggio della sicurezza e di valori che per noi sono la nostra missione quotidiana passano anche attraverso questi momenti di incontro con i più piccoli, e quindi vederli qui riempire una stazione in mezzo alle divise con la loro allegria, con il loro entusiasmo per Babbo Natale è davvero un bel messaggio e un bello sprone anche per noi per andare avanti ogni giorno anche pensando a loro, a quello che magari può rappresentare una giornata come questa. Bambini felici ed entusiasti di questo incontro incantato organizzato dalla Polizia e pronti ormai al conto alla rovescia che il 25 a mattina li vedrà sbirciare sotto l'albero sperando nel regalo tanto desiderato. Babbo Natale è arrivato? Sì. Lo hai visto arrivare? E come è arrivato, con le renne? No. Come? A piedi. A piedi? È arrivato a piedi Babbo Natale? Sì. Sì? Ma chi lo ha portato? Il treno. Il treno? Il treno di chi è questo? Di Babbo Natale. A te che porta Babbo Natale? Il camper di Barbie. Il camper di Barbie. A te? Voglio il carrello delle poliziotte, il fino e una tartaruga. Ma tu l'hai scritta la letterina a Babbo Natale? Sì. E che gli hai scritto? Il camper di Barbie. Ma sei stata buona? Sì. E tu che gli hai chiesto a Babbo Natale? La centrale della polizia. La centrale della polizia. Vuoi fare il poliziotto da grande? No. E tu invece? Pure io la centrale della polizia. E perché la centrale della polizia? Perché la voglio. Perché? Perché la voglio. Perché la vuoi, ma ti piace la polizia? Sì. E proprio per i bambini arrivano a Campobasso due nuovi scuolabus, li ha acquistati il comune. Ne abbiamo parlato col sindaco Roberto Gravina. Sindaco, due nuovi acquisti, due scuolabus. Sì, finalmente abbiamo rinnovato, stiamo iniziando il rinnovo del parco mezzi comunale. Siamo anche contenti perché siamo riusciti a risparmiare una bella cifra rispetto a quella che si era paventata all'inizio. Abbiamo acquistato appunto dal gruppo tessitore di Vasto e appunto sono da 40 più 2 se non sbaglio, e siamo contenti insomma del fatto che iniziamo un percorso di rinnovamento, atteso che dall'anno prossimo alcuni mezzi non potranno più circolare per l'introduzione della normativa per l'antinquinamento. Quanti mezzi ancora da sostituire? Per il momento chiudiamo per l'anno prossimo con questi e mi sembra che dal 2021 ne dovremo acquistare almeno un altro. Per cui diciamo l'importante era garantire, perché abbiamo garantito per questo periodo breve con un noleggio, in attesa che arrivassero i mezzi nuovi, insomma continuità del servizio che era la cosa più importante. Quanti soldi sono stati stanziati? 170.000 euro è la cifra che abbiamo speso, siamo riusciti a risparmiare più di 158, mi correggono, siamo riusciti a risparmiare circa 40.000 euro rispetto alla prospettiva iniziale, rispetto anche alla possibilità di fare un leasing abbiamo scelto poi invece di acquistare direttamente, era più conveniente. Grande evento domani alla chiesa San Bartolomeo di Campobasso a partire dalle ore 15.30, laboratori di fumetto con Bonelli, Antonio Sarchione e Riccardo Latina.
Dalle 18 la sezione di sketching con personalizzazione delle etichette della birra di Natale di Hops Up con i maestri fumettisti in collaborazione col collettivo Noi Rexist Fumetto Molisano. Alle 20:30 a Christmas Carol di Charles Dickens con le illustrazioni accompagnate dalla calda ed emozionante voce dell'attore e doppiatore Luca Violini con gli attori Aldo Gioia e Francesco Vitale. La musica dal vivo sarà ad opera di Luigi Bove al piano, Serena Minicucci alla voce e al coro gli amici di Cuore non mente. Al laboratorio di fumetto per ragazzi parteciperà la maestra fumettista Valentina Bianconi, quindi domani una giornata molto intensa con tante attività nella chiesa di San Bartolomeo a Campobasso, come detto. È il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Queste le previsioni per venerdì 20 dicembre. La pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aree più umide che determinano un peggioramento serale con acquazzoni o temporali dopo una giornata irregolarmente nuvolosa. Ecco le temperature: Campobasso 5-10, Isernia 8-15, Termoli 12-17, Venafro 9-16. Ed ora solo qualche istante di pausa, restate con noi perché tra poco c'è la pagina sportiva. Eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati per parlare di sport, di calcio in particolare. Partiamo dal Campobasso. Per il momento il mercato è congelato perché la squadra e la società sono concentrate sul derby di domenica in programma allo stadio Nuovo Romagnoli col Vasto Girardi. Cudini dovrà rinunciare agli squalificati Menna e Fabriani. In rampa di lancio quindi ci sono Pistillo e Sbardella. Sentiamo tutto. Trattative di mercato congelate, il Campobasso è concentrato sul derby in programma domenica al Romagnoli contro il Vasto Girardi, in stand by dunque per il momento il colloquio con il playmaker Alessio Esposito, talentuoso centrocampista con cui c'è stata una frenata. L'emergenza più grande al momento riguarda il ruolo di secondo portiere dopo l'addio di Tano accasatosi al Chieti. Per ora Cudini può contare sul preparatore Ciccioni che domenica indosserà la 12. Dopo il derby si tornerà a parlare delle operazioni in entrata, anche se l'idea della società, del patron Gesuè, è quella di non toccare i delicati equilibri che lo staff tecnico ha trovato dopo molte gare. Test di metà settimana, Cudini alle prese con l'11 che domenica dovrà scendere in campo, emergenza in difesa, complici le indisponibilità di Menna e Fabriani, entrambi appiedati per un turno dal giudice sportivo. In rampa di lancio ci sono Sbardella e Pistillo, probabili sostituti. Sarà un weekend intenso anche per le iniziative legate al centenario. Sabato al mercato coperto la festa organizzata dalla Curva Nord, prevista anche una manifestazione in piazza Municipio. Ed ora l'Agnonese che domenica dovrà fare a meno di Peić, ma vuole comunque conquistare l'intera posta in palio contro il Porto Sant'Elpidio. Sarà una gara molto importante, queste le parole del centrale Emanuele Allegra che abbiamo intervistato. Allegra, peccato, la prestazione c'è stata e è mancato il risultato. Sì, sicuramente, siamo una squadra abbastanza giovane, stiamo facendo diciamo un percorso di crescita, stiamo facendo molto bene, però domenica sono stati anche degli episodi che diciamo sono stati a sfavore con l'espulsione di Juro che secondo me non c'era. Era una partita equilibrata e secondo me era una partita dello 0-0, però purtroppo gli episodi non ci sono girati a favore. Bisogna reagire e chiudere il 2019 nel miglior modo possibile. Domenica c'è la possibilità di tornare al successo pieno. Sicuramente, domenica dobbiamo fare i 3 punti perché ci servono come morale, dare diciamo una botta alla classifica definitiva per chiudere il girone d'andata nel migliore dei modi. Senti, ultima considerazione, questa squadra dove può arrivare? Hai detto giustamente che siete un gruppo composto da tanti giovani, ma tanti giovani di qualità. Sì, siamo una squadra giovane ma consapevoli che siamo forti
L'obiettivo è la salvezza, iniziamo a salvarci prima possibile e poi non ci poniamo limiti, però ripeto, l'obiettivo è salvezza, ma sappiamo che abbiamo delle grandi qualità. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che potete rivedere tutti i nostri contributi così come le edizioni del telegiornale semplicemente accedendo alla nostra pagina Facebook oppure al sito web teleregionemolise.it. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.